Buongiorno a tutti, sono Eugen Terteliak, il presidente dell'Associazione Camera di Commercio e Industria della Romania in Italia. Vi do benvenuto al 30° forum economico organizzato dalla nostra organizzazione in Italia da quando siamo costituiti. Saluto la delegazione del governo della Romania, la delegazione della regione di Prahova, saluto tutti i nostri amici e collaboratori della Camera di Commercio, ringrazio molto il Sole 24 Ore perché ci ha consentito di organizzare questo lieto evento in questa sala prestigiosa. Sono emozionato più che mai perché oggi vorrei fare un passaggio della nostra attività negli ultimi anni. A parte i 30 forum economici, abbiamo organizzato centinaia di missioni economiche in Romania, missioni dove sono state accompagnate delle aziende italiane e aziende costituite da romeni in Italia, in Romania. Abbiamo creato tutta una serie di partnership con i partner locali da Romania. E contemporaneamente il nostro ruolo principale, che ce lo siamo assunto sin dall'inizio per dare una dimensione importante alla nostra organizzazione, abbiamo voluto e siamo riusciti a promuovere le politiche dello Stato rumeno, del governo della Romania, per attirare investimenti stranieri, le politiche dello Stato rumeno per aiutare i nostri connazionali rumeni all'estero, le imprese costituite da rumeni all'estero, e perciò faccio una parentesi, questa oggi, l'ultima parte, sarà presentato anche il programma Startup Diaspora. Sono stati 4 anni molto pesanti per noi, pesantissimi. Abbiamo fatto dei grossi sacrifici in quanto tutti i forum economici, tutte le nostre attività sono state autofinanziate. Non abbiamo usufruito dei fondi, non abbiamo usufruito dei finanziamenti per queste attività. Ma siamo stati bravi, bravissimi, posso dirlo. Sono contento, fiero di aver vicino a me come personaggi come Andrea Amato, che sarà pure il moderatore del nostro evento di oggi, segretario generale della Camera di Commercio, Cornel Dinu, Angelo Alessandri, che è venuto dopo tra noi in Camera di Commercio come esperto, con una storia molto importante, ha fatto la storia moderna degli investimenti e dello sviluppo economico italiano. Saluto i miei connazionali che vedo che ancora arrivano, so che dopo un ponte che è stato, qualcuno ha dovuto rinunciare alla piccola vacanza che era ancora oggi per venire qui. E ringrazio per questo. Oggi chiudiamo un ciclo. La CICIRO Italia chiude un ciclo molto importante, quello che l'abbiamo presentato prima, quello di promuovere gli interessi dei due paesi, quello di promuovere le politiche del governo rumeno, quello di promuovere le politiche dello Stato rumeno. E da oggi ci proponiamo come attività principale di dedicarci alle aziende, alle persone che hanno veramente bisogno di essere accompagnati in un percorso sano e trasparente. Ci dedicheremo da oggi molto di più ai membri della Camera di Commercio della Romania in Italia, che hanno bisogno dei nostri servizi, hanno bisogno della nostra esperienza accumulata in questi 4 anni di attività. Inizia un'altra era per la CICIRO Italia. Ci occuperemo veramente delle problematiche che hanno le aziende che ci vengono a trovare, le aziende che ci sottopongono queste problematiche. Le aziende costituite da nostri connazionali rumeni in Italia, che sono tante, 46.000 aziende, un po' abbandonate, è vero, un po' abbandonate dal sistema che è stato in crisi, sistema italiano, sistema bancario, eccetera, un po' abbandonate anche dal sistema rumeno. Adesso, grazie al cielo, con
l'attuale governo credo che si troveranno moltissime soluzioni. Sono molto fiducioso nel programma del governo della Romania, dell'attuale governo, che è molto applicata, molto diretta e dedicata. E per quello noi dobbiamo svolgere la pagina, perché il governo rumeno in questo istante, attraverso il suo programma, riesce a completare quello che noi avevamo fatto, a dare la fiducia alle aziende, agli investitori stranieri nell'economia rumena. Qualche giorno fa è passata la legge, una legge molto importante che protegge moltissimo le nostre aziende, la legge della prevenzione. E per questo pubblicamente ringrazio al capo del partito, Liviu Dragnea, che l'ha presentato come programma del governo, come obiettivo principale, e l'ha realizzata. Questa legge farà che le aziende non saranno più aggredite dalle istituzioni di forza, di controllo, guardia di finanza. Questa legge permetterà alle aziende di essere a loro volta accompagnate e di risolvere il problema senza essere punite, senza chiudere le aziende come è successo in Romania. Questa legge darà veramente fiducia alle aziende e agli investitori stranieri nell'economia romena. E per quello noi dobbiamo svolgere la pagina, perché finalmente un governo responsabile mette in piano delle leggi, dei progetti legislativi dedicati alle aziende. Sì, abbiamo fatto tanta attività che magari sarebbe stato molto meglio organizzarla insieme a delle istituzioni rumene che sono sul territorio, degli uffici commerciali della Romania. E per quello dobbiamo svolgere la pagina, perché ci siamo resi conto che istituzioni che hanno il compito di promuovere interessi economici dei due paesi, l'ICE in Italia, ripeto, i nostri uffici commerciali presso i consolati, non fanno niente. Noi abbiamo cercato di completare questo. Svoltiamo la pagina proprio perché da oggi dobbiamo attirare l'attenzione dell'opinione pubblica anche su questi fatti. Non è possibile uffici commerciali, ICE, istituzioni che sono pagati per promuovere gli interessi dei due paesi, di non fare nulla. Da oggi cercheremo di riportare l'attenzione dell'opinione pubblica, dei politici, di fare un cambiamento, di trovare subito soluzioni, anche perché i rapporti, gli scambi economici tra l'Italia e la Romania non sono cresciuti, sono abbassati, e la colpa ce l'hanno queste istituzioni. Dovrebbero fare di più. Noi abbiamo provato e siamo riusciti, ma siamo comunque un'organizzazione abbastanza giovane che non ha la capacità di coprire tutte le esigenze dei 46.000 imprenditori romeni in Italia, dei 9.000 imprenditori e aziende che hanno costituito delle attività produttive in Romania. Spero che il nostro appello da oggi sia interpretato in modo corretto. Le nostre critiche, se saranno delle critiche costruttive, non distruttive. Ci proponiamo appunto di trovare le soluzioni immediatamente, in quanto così non si può andare avanti. È un peccato, due paesi così vicini culturalmente, due paesi che hanno avuto il massimo, per la Romania l'Italia è sempre stato il partner economico numero uno. In ultimi anni, purtroppo, è scesa al numero 4. L'evento di oggi sarà moderato da Andrea Amato, il nostro segretario generale della Camera di Commercio, un carissimo amico che ringrazio moltissimo. Durante la giornata interverrà anche Robert Raducescu, un carissimo amico e responsabile da oggi, diciamo, dalla nostra organizzazione qui in Lombardia. Interverranno
i nostri invitati da Bucarest, interverranno le aziende che hanno da presentare il loro know-how, la loro tecnologia, in quanto in Romania c'è da fare tutto. Mi piace dire, e voglio copiare questa volta Angelo Alessandri, le aziende italiane sono troppo brave, gli imprenditori italiani sono troppo bravi. In un mercato così competitivo, così saturo, così complicato come l'Italia, riescono, e per quello sono i più bravi, perché riescono con tutte queste difficoltà. E per completare, i 46.000 miei connazionali che vivono in Italia e hanno creato delle aziende, sono dei mostri, perché loro sono stati abbandonati, come l'ho detto prima, anche dal sistema bancario italiano, in periodo di crisi. Adesso, dopo crisi, le priorità magari ci hanno altre aziende che hanno uno storico nel sistema bancario italiano. Vi ringrazio a tutti e sono qui a vostra disposizione. Sicuramente durante la giornata avremo il modo di scambiarci dei nostri pareri. Grazie. Benvenuti, benvenuti a tutti. Come anticipato dal... Come anticipato dal nostro Presidente, è vero, gli italiani oggi sono una classe imprenditoriale forte. Perché? Perché sopravvivere al 60-65% di tassazione, uno deve essere veramente bravo per non chiudere l'azienda, per mantenersi in vita. Il sistema italiano prevede ad oggi, oltre ad una forte tassazione, una forte responsabilità dell'imprenditore. Facciamo un esempio banalissimo: se uno commette un reato penale per il quale è previsto il carcere, scontata la pena, esce e diventi un uomo nuovo. In Italia invece ancora ad oggi le micro, piccole e piccolissime aziende, che sono poi quelle che costituiscono il tessuto connettivo della nostra civiltà, l'Italia è basata sul lavoro composto da aziende da 1 a 3 impiegati, quindi sono veramente piccolissime. Se l'imprenditore si trova in difficoltà, se l'imprenditore fatica, se l'imprenditore non riesce ad arrivare a fine mese e subisce l'onta più grave, che è il fallimento ed il protesto, se lo porterà a vita. E in alcuni casi ne pagherà anche la sua famiglia, perché gli imprenditori ne rispondono personalmente. Questa è una situazione che si è aggravata molto negli ultimi anni, ha portato alla chiusura di tantissime piccole aziende, quindi ha fatto venir meno quello che era il tessuto principale, la base del lavoro italiano. Il Presidente prima diceva che siamo due paesi, l'Italia e la Romania sono due paesi molto affini. Anche questo è vero, siamo storicamente molto vicini. Spesso e volentieri mi trovo a discutere con delle persone ricordando a loro che oggi c'è stata la partecipazione di rumeni nell'economia italiana, perché comunque emigrano, e non è mai bello lasciare la propria terra natia per andare in un nuovo paese a ricominciare una nuova vita. Ma dobbiamo anche ricordarci che alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento la situazione era inversa, erano gli italiani che partivano per andare in Romania. Infatti ad oggi sono moltissimi i cognomi italiani che si trovano all'interno di famiglie rumene, specialmente nel nord. Questo per far capire che l'interscambio, comunque il movimento delle persone, è sempre stato un fattore alla base umana. Che cosa facciamo noi? Perché oggi siamo qui? Gli scambi commerciali stanno diminuendo, noi siamo una realtà estremamente giovane, siamo una realtà che si dà da fare, cerca di creare contatti, noi cerchiamo di creare know-how, cerchiamo di portare l'imprenditoria italiana in un paese nuovo, dove c'è la possibilità di costruire e di ricostruire. E ad oggi presenteremo anche alcune aziende che questo lo stanno cercando di fare in maniera molto più forte. Gli italiani presenti in Romania sono tanti, dall'Enel al Riso Scotti, passando per i vini Antinori, da Astaldi, però c'è una grande realtà che oggi si trova in Romania ed ha un suo significato, una sua connotazione che poche persone oggi, specialmente nei politici, conoscono. È la realtà di Fincantieri. Fincantieri che ha due grandissime basi cantieristiche che sono a Braile e a Tulcia, dove costruiscono navi estremamente importanti, navi da quelle militari a quelle ad uso commerciale. È una realtà che non viene vista. Perché? Perché lavora in maniera tranquilla, però da lavorare a 10-12 mila dipendenti. Quindi capite che forza ha l'attività italiana in questa regione.
E proprio per questo io chiamerei adesso la dottoressa Sanguinetti di Fincantieri ad esporci l'attività dell'azienda stessa nel territorio rumeno, le prospettive e il futuro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Sabrina Sanguinetti e sono il Vice President Sales di Naval Vessel Business Unit, quindi della divisione navi militari di Fincantieri. Innanzitutto vorrei ringraziare la Camera di Commercio Italo-Rumena, il Sole 24 Ore, le istituzioni rumene che oggi sono presenti e ovviamente tutti gli astanti e tutti i presenti. Grazie per l'introduzione che il dottor Amato ha voluto fare per Fincantieri. Cercherò di fare una presentazione abbastanza breve, anche perché immagino che molti di voi conoscano la realtà di Fincantieri e quindi cercherò di dare prima una panoramica generale di come Fincantieri si è mossa negli anni e di quello che stiamo cercando di fare e che stiamo facendo in Romania. Fincantieri è nata una società italiana storica, nata molti anni fa e che nel periodo di crisi che recentemente c'è stato ha cercato di fare un salto di qualità. Quindi da azienda italiana della fine del 700-800, perché i nostri cantieri a Castellammare datano fine del 700, si è trasformata pian piano da 8 cantieri in Italia, che nonostante il periodo di crisi abbiamo mantenuto, in una realtà realmente internazionale. Quello che potete vedere in questo momento sulla slide è che cos'è Fincantieri oggi. Fincantieri oggi consta di 20 cantieri in giro per il mondo, ovviamente noi copriamo i 4 continenti, di una realtà di circa 20.000 persone. E il dato importante è che al di là delle 20.000 persone che sono i nostri impiegati diretti, la cantieristica muove almeno un fattore 4, quindi noi diamo lavoro non solo ai nostri 20.000 impiegati operai in giro per il mondo, ma muoviamo 80.000 persone a livello di subcontractor. Abbiamo un turnover importante di circa 4 miliardi e mezzo e comunque abbiamo un backlog, quindi un portafoglio ordini decisamente importante. L'altro dato interessante è il dato relativo alla nostra distribuzione geografica, perché in questo momento il peso del mercato italiano sul fatturato complessivo di Fincantieri è circa un 16%, quindi significa che negli ultimi 10 o 15 anni l'operazione di investimento e di internazionalizzazione all'estero è stato estremamente importante. Quindi il resto del mercato cuba per noi ormai l'85% del complessivo. E se vogliamo vedere anche la distribuzione degli impiegati in giro per il mondo, possiamo vedere che una buona parte, ormai più della metà, consta di personale che lavora all'estero, locale. Quindi la Fincantieri pensa, crede che esportare tecnologia e investire nei mercati esteri sia in questo momento un fattore premiante per la società. Dov'è l'altro elemento chiave sul quale mi vorrei focalizzare oggi? Se guardiamo Fincantieri nel panorama cantieristico internazionale, Fincantieri è il primo cantiere occidentale per dimensioni, ed è il quarto a livello mondiale, quindi i primi tre blocchi importanti sono asiatici, che sono quelli che vedete appunto visualizzati in questa slide, quindi Hyundai, DSM
e Samsung, che però sono sicuramente in questo momento fortemente in crisi. Perché? Perché hanno una differenziazione molto minore rispetto a quelli del nostro gruppo. Se guardate appunto i settori di Fincantieri, Fincantieri copre sia il livello cruise, quindi siamo leader mondiali nelle navi da crociera, naval, che è quindi il militare, il settore militare, i traghetti, soprattutto i traghetti ad alto valore aggiunto, i traghetti veloci, i mega yacht sopra i 70 metri, e poi abbiamo tutta la parte repair and conversion, offshore, e poi abbiamo la parte di equipment and system. Quindi siamo estremamente differenziati. E in questo sta anche il segreto un po' di Fincantieri, quindi il fatto di riuscire a coprire la ciclicità del mercato, che è intrinseca al mercato cantieristico, differenziandosi sui diversi settori. Come siamo suddivisi? Abbiamo tre grossi blocchi principali, quindi la parte shipbuilding divisa come navi da crociera e militari, la parte offshore che è stata sostanzialmente acquisita negli anni di crisi di STX e in quel periodo è stata venduta tutta la parte di STX OSV, quotata alla borsa di Singapore, e qualche anno fa Fincantieri ha fatto questo investimento ed ha acquisito ad oggi circa il 75% della società. Per la quota parte rimanente la società rimane ancora alla borsa di Singapore quotata. E poi tutta la parte appunto di sistemi, di equipment and system. Come siamo strutturati? Siamo una grossa compagnia, siamo una società che comunque appartiene a Casse Depositi e Prestiti e quindi diciamo ha sostanzialmente un'anima originaria statale. In anni recenti Fincantieri si è quotata alla borsa italiana e quindi in questo momento Fintecna possiede circa il 71% di Fincantieri e gli altri investitori sono investitori che investono appunto nella borsa italiana. Il percorso che ha fatto Fincantieri negli ultimi anni è stato, come dicevo, un percorso di internazionalizzazione, quindi nata come realtà italiana, nel momento di crisi ha pensato bene di rilanciare e di investire, quindi acquisendo realtà a livello internazionale. Forse pochi di voi sanno che nel 2009 Fincantieri ha acquisito una società americana molto importante che si chiamava all'epoca Manitowoc Marine e attualmente Fincantieri possiede tre cantieri negli Stati Uniti, nella zona dei Grandi Laghi, e quindi tutto il mondo che vedete in questo momento, in questa parte della slide, è 100% Fincantieri e noi attraverso il cantiere di Marinette Marine costruiamo le Littoral Combat Ship, quindi la LCS, un importante programma americano per la Marina americana. E siamo quindi fornitori sia della Marina americana che della Guardia Costiera attraverso l'altro cantiere che abbiamo, che è Ace Marine. E proprio nel caso americano, strano a dirsi, ma per noi è un fiore all'occhiello, Fincantieri ha acquisito questa realtà, l'ha potenziata, ha investito qualcosa come 100 milioni di dollari nel rinnovamento dei cantieri e ad oggi la realtà americana è una realtà molto aggiornata a livello di tecnologia, allo stato dell'arte, e stiamo cercando di migliorare sempre più e di efficientare sempre più il cantiere. Quindi è un motivo di orgoglio per noi aver esportato la tecnologia italiana in un paese complesso come gli Stati Uniti. L'altra acquisizione, dicevo, che è stata fatta in tempi più recenti è stata quella di Vard, che potete vedere in questa parte della slide.
E Vard era appunto una realtà che era entrata in mano coreana e Fincantieri ha acquisito tutta la parte di costruzione di navi offshore. Perché mi focalizzo su questo? Perché la realtà di Vard comprendeva e comprende ancora oggi i due cantieri a cui accennava prima il dottor Amato, il cantiere di Vard Braila e il cantiere di Vald Turcea, che sono i due cantieri che attualmente Fincantieri possiede in Romania. Che è la realtà di divisione navi militari alla quale io appartengo? È una realtà molto consolidata, in Italia è una realtà che prevede comunque una collaborazione molto stretta con Marina Militare Italiana e noi siamo i prime contractor per tutta la parte di progettazione, costruzione e manutenzione delle navi di comunque sia surface che sottomarini. Per Marina Militare Italiana e per la Guardia Costiera. Partendo da questo asset, nei tempi recenti, quindi diciamo negli ultimi 15 anni, abbiamo sviluppato un mercato di export molto importante. E quindi ad oggi siamo presenti in buona parte del mondo, abbiamo aperto joint venture, realtà locali in diverse parti del mondo. E recentemente abbiamo acquisito importanti contratti, il primo lo vedete citato qua, quindi noi siamo i prime contractor per il rinnovamento della flotta catarina, un contratto estremamente importante per tutta la panoramica italiana. Abbiamo comunque sviluppato molti contratti all'estero, siamo stati fornitori dell'Algeria per quanto riguarda l'LPD. E abbiamo sviluppato molti programmi in India, abbiamo sviluppato un programma anche in Turchia, tutti con trasferimenti di tecnologia estremamente importanti e con partnership locali. La realtà italiana di Naval Vessel Business Unit prevede la sede della nostra divisione a Genova. Abbiamo in Italia due cantieri militari che in realtà noi consideriamo come un cantiere integrato, nel senso che sono in stretto coordinamento, sia Riva Trigoso che Muggiano, che si trovano appunto in Liguria, e fanno parte comunque di tutta la catena degli 8 cantieri che possediamo in Italia. In America, come dicevo prima, la divisione navi militari possiede i 3 cantieri di Marinette, Bay Shipbuilding e Ace Marine. Abbiamo un order book, fortunatamente, come divisione navi militari, questo è il panorama italiano, quindi del nostro cantiere integrato di Riva e Muggiano, estremamente importante. E quindi in questo momento, grazie proprio alla differenziazione che Fincantieri ha portato avanti negli ultimi anni, il nostro order book ci riempie i cantieri per, come vedete, molti anni a venire. E sono programmi estremamente importanti sia per Marina Militare Italiana, ma anche per marine straniere come quella catarina. Questo è il programma che abbiamo recentemente siglato con l'Italia. Non mi addentro nelle caratteristiche dei prodotti, questo è appunto il programma che abbiamo firmato con la Marina Catarina, ma pensate che è un programma che cuba più o meno 3,8 miliardi di euro. Perché vi ho riproposto appunto questa slide? Proprio per segnalare che al di là di tutto questo noi siamo effettivamente rumeni in questo momento, non abbiamo necessità di diventarlo, ma lo siamo perché appunto abbiamo 2 cantieri e vorrei proiettare il layout di quello che è per esempio Vard Tulcea. Vard Tulcea è una realtà estremamente importante come quella di Braila che potete vedere qui, che in tempi passati costruiva navi offshore per appunto la realtà di STX o SV.
C'è stato, come sapete, una crisi abbastanza importante, quindi a seguito del crollo del prezzo del petrolio, il mercato offshore è crollato, ha subito un forte tracollo. E quindi che cosa ha pensato di fare Fincantieri? Di rimboccarsi le maniche e di prevedere un trasferimento di tecnologia nei confronti del cantiere. Portando un'area nuova, contratti nuovi e quindi investendo nel cantiere per far costruire al cantiere di Varda Tulcea parti o a volte anche navi complete, navi da crociera, cioè le navi che sono nel nostro DNA come Fincantieri Italia, ma che nel momento appunto di crisi ha pensato di trasferire in parte o diciamo completamente nel cantiere di Varda Tulcea. E i primi feedback sono feedback estremamente interessanti. In questo momento noi impieghiamo moltissime persone in Romania e riteniamo che il segreto del successo che speriamo di avere anche negli anni futuri risieda proprio in questa differenziazione, nel fatto che comunque il cantiere di Varda Tulcea e di Varda Braila possano costruire navi offshore nel momento in cui riprenderà il mercato, navi da crociera come succede attualmente, ma perché no anche navi militari. Questo permetterebbe al cantiere di avere e sviluppare una continuità di carichi o di lavoro. Questo è quello che i cantieri hanno fatto nel recente passato, quindi dal 2000 al 2016, è quello che hanno realizzato negli anni precedenti. Quindi sicuramente c'è un footprint estremamente importante ed è estremamente importante appunto valorizzare il lavoro locale, il know-how tecnologico che il cantiere ha e incrementarlo sempre di più. Questi sono le persone che direttamente, come vedete in rosso, tramite subcontractor o come subsidiary noi occupiamo in Romania. Sono numeri importanti, sono numeri che riteniamo vadano preservati. E queste sono le navi che storicamente il cantiere costruiva. Come dicevo, adesso ci stiamo occupando di navi da crociera. Quello che vorremmo fare in un immediato futuro, auspicabilmente e diciamo compatibilmente con i gradimenti ovviamente del cliente rumeno, è di provare a entrare nel mercato militare. Come c'è un programma importante di rinnovamento della flotta attraverso un programma che dovrebbe essere lanciato a breve per la costruzione di corvette e noi riteniamo di avere comunque l'esperienza e il know-how per poter partire da una nave well proven che abbiamo già sviluppato sia per Marina Italiana che per altre realtà in giro per il mondo, sempre con trasferimenti di tecnologia costruendo localmente. E avremo quindi l'intenzione di entrare in questo mercato, che è un mercato competitivo, per costruire in Romania, trasferire tecnologia in Romania, quindi impiegando non soltanto gli operai, la manodopera locale, ma anche tutta la parte di ingegneria ad alto valore aggiunto, cosa che, ripeto, abbiamo già fatto in altri paesi, e garantire anche una continuità del mercato facendo in loco le manutenzioni e tutta la parte di in-service support. Tutto questo passa ovviamente attraverso anche la valorizzazione della supply chain locale, quindi quello che noi normalmente facciamo è di coinvolgere tutto il sostrato locale di società che già esistono ad alto valore aggiunto e di renderle nostri fornitori. E di fare in modo quindi che tutta la catena, la supply chain,
diventino fornitori di Fincantieri, del mondo globale di Fincantieri, quindi permettendo anche all'industria locale di esportare insieme a noi anche fuori dalla Romania. Questo è quello che noi normalmente facciamo e quello che avremmo, diciamo, ambizione di fare, in maniera congiunta, quindi con un grande sodalizio italo-rumeno nell'immediato futuro. Grazie. La dottoressa adesso ci ha rappresentato quello che per noi è il nostro core business, cioè l'integrazione tra due grandi realtà, sperando sempre di più che Fincantieri faccia come Eni. Eni adesso impiega non so quante migliaia di ingegneri all'interno delle proprie strutture, ingegneri rumeni. Speriamo anche che Fincantieri faccia la stessa attività, ma la spiegazione che abbiamo ricevuto adesso ci lascia ovviamente estremamente contenti per questo. L'integrazione tra le due nazioni e la possibile partecipazione al tender internazionale da parte di Fincantieri. Ormai abbiamo fatto parecchie missioni, siamo occupati di sanità, siamo occupati del ciclo dei rifiuti, ci occuperemo anche di tantissime altre rami, a cominciare dai porti della Romania. Non scordiamoci che Costanza, oggi non se ne è parlato, ma diventerà, io credo, il porto centrale di tutta l'Europa, quindi avrà uno sviluppo incredibile. Ci sono da fare le infrastrutture, anche quelle viarie e ferroviarie. È un paese che rispetto a noi, come know-how, in alcuni settori è indietro ancora 10 o 15 anni, però onestamente in un anno e mezzo ho visto una tale velocità di affrontare i problemi, di approvarli e di cercare soluzioni che se continuano così fra 7-8 anni ci hanno addirittura superato. È un paese, non è stato detto oggi, che ha un PIL non drogato da fondi europei intorno al 6%. Se considerate che la Cina è poco sotto al 5%, voi capite che è un paese che ha uno sviluppo incredibile. Ed è stato detto, e lo confermo, il primo paese a cui noi dobbiamo guardare dal punto di vista di attrazione. C'è un'affinità culturale, lavorativa, storica, anche filologica, perché esiste, che ci permette di avere una porta di entrata e una porta d'uscita. I rumeni sono venuti qua, noi siamo andati là, i rumeni tornano a casa e noi invece non torniamo a casa ma andiamo in Romania. Perché il problema è che noi siamo sotto l'1% come sviluppo. Ed è questo il vero problema di questo paese. Abbiamo un grande know-how, mi ha citato prima Eugen, ma lo ripeto perché è la verità. Nella mia vita passata da Presidente della Commissione Lavori Pubblici mi sono reso conto di una cosa importante. Ci siamo talmente complicati la vita su tutto. In Italia è impossibile fare una biomassa, è impossibile fare una strada, è impossibile fare un palo della luce. Se riesci a farlo in Italia, quando vai all'estero sei un UFO. Dicono, ma da dove venite? Come fate a fare così bene le cose? Perché in Italia o le fai e sei il numero uno o non ci riesci, non le fai. Questo know-how però ha un grande valore e oggi è utile a una Romania che sta cercando di spingere per fare sviluppo. Questo è il nostro know-how nella sanità, per esempio. È un know-how fondamentale. Siamo avanti veramente 20 anni e possiamo portarlo. Però non partiamo dal presupposto che la Romania non sappia. La Romania sa bene, proprio perché i figli della Romania con la diaspora hanno lavorato in Italia, hanno lavorato in Belgio, in Inghilterra, stanno tornando in Romania e visto che hanno visto come funziona fuori, pretendono che in Romania ci sia lo stesso know-how. Quindi la porta per il know-how è aperta, la dobbiamo soltanto incanalare. E credo che fra tante aziende che ci vengono a chiedere in Maghreb, in Stati Uniti, ci vengono a chiedere l'Asia, prima di andare da altre parti dobbiamo andare in Romania. È vicina, i costi non sono proibitivi, si va davvero in giornata e si può prendere con Eugenia, ci si alza alle 4 di mattina e si torna a mezzanotte, però in giornata si può andare e tornare, incontrare, fare affari, approfondire, riuscire ad andare a vedere, per esempio, il ciclo dei rifiuti. L'ultima volta ci siamo resi conto di come non c'era fino a pochi anni fa, oggi cominciano ad arrivare tecnologie italiane, cominciano a essere all'avanguardia, sembra di essere quasi nei nostri centri di trattamento. Ora, la distanza non è tanta, la distanza culturale e economica intendo. Adesso, proprio per riaffacciarmi a questa idea, vorrei che salisse sul palco il rappresentante del Ministero per gli Affari delle Piccole e Medie Imprese, Sorin Vasilescu. Vreau să mulțumesc întâi organizatorilor, Camerei de Comerț Româno-Italiene, oficialilor români prezenți în sală și, în ultimul rând,
participanților italieni și români care se află astăzi aici. Vorrei anzitutto ringraziare agli organizzatori, alle autorità romene oggi presente e anche alle personalità italiane oggi con noi e al pubblico partecipante. Il presidente Mircea Cosma ha detto oggi che lui ha imparato i primi parole italiane da Celentano in 1964. Io penso che ho imparato i primi parole italiane da Mina, da Milva, da Morandi. Sì, allora, aș vrea să spun că datele domnului Terteleac sunt puțin eronate, în sensul că Italia este al doilea partener comercial al României. Prego. Da. Italia este al doilea partener comercial al României. L'Italia è il secondo partner commerciale della Romania. Valoarea schimburilor comerciale în 2016. Il valore degli scambi commerciali nel 2016 se ridica la 13,6 miliardi. Arrivavano a circa 13,6 miliardi, din care exportul românesc în Italia 6,7 miliarde, di cui l'export romeno verso l'Italia circa 6 miliardi, iar importurile noastre din Italia 6,9 miliarde, mentre l'import dall'Italia verso la Romania 6,7 miliardi. Deci avem o balanță comercială echilibrată. C'è un equilibrio tra l'export e l'import. Mai mult decât atât, Italia este pe primul loc din punct de vedere al companiilor străine înregistrate în România. Inoltre l'Italia occupa il primo posto nell'iscrizione presso l'albo delle aziende in Romania. Sunt înregistrate în România aproape 45.000 de companii românești italiene. Abbiamo circa 45.000 aziende italiane iscritte presso l'albo commerciale in Romania. Gradirei avere adesso sul palco il console onorario della Romania per il Trentino Alto Adige per avere la sua visione delle attività. Buongiorno a tutti, in particolare un ringraziamento alla Presidente, al Segretario Generale della Camera di Commercio Italo-Romena per l'invito a questo forum molto interessante che ha dato notizie e spunti che porterò anche in Trentino Alto Adige, dove è mancato un forum purtroppo il mese scorso. E un saluto particolare alle autorità italiane, a quelle romene che sono venute da Bucarest apposta per questo forum. E un grazie a tutti voi che siete partecipanti di questa giornata molto interessante. Non avevo previsto un mio intervento specifico in questo momento, però posso testimoniare, posso rassicurare il Presidente che è preoccupato del calo, diciamo, del posto dell'Italia rispetto agli anni precedenti, però dopo è stato un po' corretto. Ma sì, forse abbiamo perso in quantità, ma abbiamo guadagnato in qualità, cioè la qualità degli imprenditori italiani in Romania è sicuramente aumentata, è ai massimi livelli in questo momento. Diciamo che negli anni che li ho frequentata io, nel 93 in poi, insomma, non c'era proprio la crema dell'imprenditoria italiana. Ma vi dico comunque, vi porto il saluto dei 15.000 cittadini romeni del Trentino Alto Adige. Il Trentino Alto Adige è una regione molto piccola, però la presenza
della minoranza, diciamo, romena è molto significativa. È la prima comunità straniera nel Trentino Alto Adige, sia nel Trentino che nell'Alto Adige. E l'attività del Consolato Generale Onorario in questo momento è dedicata soprattutto al sostegno della promozione della lingua romena nelle scuole pubbliche e private. Ci sono state alcune difficoltà, forse non proprio di ostilità, ma di insomma, mancata attenzione, che però siamo riusciti a superare perché siamo convinti che i ragazzi, i bambini dagli asili fino ai licei, se conoscono le proprie origini, la propria storia, la propria lingua, la lingua del padre e la storia dei nonni, diventa un cittadino molto più consapevole e in grado di integrarsi con molto più valore aggiunto. Sarei felice se salissero sul palco Coloria Ilie del comune di Breazza e il vice sindaco Alexandra Bran. Bună ziua, domnule președinte, domnilor organizatori, stimați invitați, vă mulțumim pentru invitație și suntem onorați să participăm astăzi la forumul economic italiano-român. Buongiorno, buongiorno a tutti, ai partecipanti, agli organizzatori, siamo molto felici di essere qui con voi oggi. Astăzi, Breaza se prezintă în fața dumneavoastră. Oggi Breaza si presenta davanti a voi. Cu două idei și doleanțe. Con due idee. Desideri. În care credem cu adevărat și anume... Parcul industrial, in cui crediamo veramente, ovvero il parco industriale, înființarea și dezvoltarea acestuia pe platforma Hidrojet a orașului Breaza, la sua creazione sulla piattaforma della città di Breaza, și crearea, dezvoltarea centrului european al ei în Breaza. E la creazione del centro europeo della IA, della camicia romena, a Breaza. Întrucât ideea parcului industrial a fost prezentată în filmulețul pe care tocmai l-ați vizionat, siccome l'idea del parco industriale avete avuto modo di visionare prima nel filmato che è scorso poco fa, vom povesti despre partea artistică și anume despre IA de Breaza. Racconteremo a questo punto della parte artistica, ovvero della camicia tradizionale romena della IA a Breaza. Bluza tradizionale și cea mai importantă componentă. La camicia tradizionale, la sua componente più importante. A costumului popular. Dell'abito tradizionale romeno. Identitatea poporului român. L'identità del popolo romeno. A fost scrisă cu fir de aur și Duh Sfânt. È stato scritto con filo d'oro e con uno spirito santo, diciamo, sacro. Sacro. Pia nostra strămoșească. Sulla nostra terra degli avi. Ia de Breaza. La camicia Ia di Breaza. Realizzata la cooperativa Arta Casnică. Realizzata presso la cooperativa Arta Casnică. Este recunoscută atât la nivel național cât și internațional. È riconosciuta sia a livello internazionale sia a livello nazionale. O mărturie a valorii artistice incontestabile. È una testimonianza dell'arte incontestabile. Sunt multiple premii întâi. Sono i molteplici primi posti. Obținute la concursuri internaționale. Ottenuti presso concorsi internazionali. De concursuri internaționale, Meșteșugărești, di artigianato, respectiv
premiul întâi, ovvero, în 1985, ovvero il primo premio nel 1995, la München, la, presso Monaco. Vă mulțumim pentru participare la acest eveniment. Vi ringraziamo per la partecipazione a questo evento. Și vă invităm. E vi invitiamo să vizitați Breaza, dar să investiți în Breaza, în primul rând. A vizitare Breaza, ma anche a investire. Facilitățile le-ați văzut. Le facilitazioni le avete viste? Așa după cum cunoașteți, Consiliul Local poate acorda scutire de taxe până la 50% din valoarea investită pentru parcul industrial. Così come avete avuto modo di vedere, le autorità locali possono arrivare fino a pagare, a restituire 50% degli investimenti. Iar terenul pe care se desfășoară activitatea este scutit de taxe. E il terreno su cui si avvengono le attività sono senza, non prevedono tasse. Merg în continuare și vreau să vă prezint un cetățean al Italiei, care este cetățean al Brezei. Proseguo con la presentazione di un cittadino italiano che è anche un cittadino di Breaza. Este nepotul lui Stefanel. E il nipote di Stefanel. Se numește Antonio Bembo, care desfășoară o activitate foarte importantă în Breaza. Si chiama Antonio Bembo e ha un'attività molto importante a Breaza. O firmă înființată în 1998. Un'azienda creata nel 1998. Cu 450 de angajați. Con 400 dipendenti. Și o cifră de afaceri de 15 milioane de euro. E una somma di impresa, un capitale di impresa di circa 15 milioane euro. 15 milioni di euro. Totul este pentru export. Tutto è dedicato all'export. Giorgio Armani, Ermenegildo Zenga, Moncler, Paul Echarpe și altele. E tanti altri. Prima di terminare e di chiudere il nostro forum, darei la parola ad un'azienda che è fortemente radicata e chiamerei il suo presidente Bogdan Ossu per un saluto. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Buongiorno e vi ringrazio per l'invito. Mă numesc Bogdan Hosu, sunt director general al firmei Wise Finance Solutions. Sono il direttore generale di Wise Finance Solutions. Noi ne ocupăm cu atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat pentru firme străine și românești. Lavoriamo con i fondi europei e con gli investimenti da dedicare agli investitori stranieri. Foarte pe scurt vreau să vorbesc despre fondurile europene pe care puteți să le accesați în România. Vi parlerò brevemente dei fondi europei che possono essere ai quali potete avere accesso in Romania. România are acces la peste 30 de miliarde de euro în perioada 2014-2020. Nel periodo 2014-2020 la Romania a avut acceso a oltre 30 de miliarde. 30 miliardi. Pe partea de agricultură, România are acces la peste 11 miliarde de euro. Oltre 11 miliardi in Romania sono dedicati nella parte dell'agricoltura. Orice investitor străin poate veni în România și înființează un SRL și poate accesa aceste fonduri. Tutti gli investitori stranieri possono arrivare in Romania e accedere a questi fondi europei. Vreau să vă povestesc de câteva fonduri disponibile în România astăzi. Vi parlerò di alcuni fondi disponibili in Romania oggi. Un program se referă la înființarea fermelor animale, vegetale și culturile de câmp. Un program si riferisce alla realizzazione delle aziende agricole per l'allevamento, ma anche per l'agricoltura delle piante. Pe acest program puteți înființa și sere. Questo programma permette anche la realizzazione delle serre. Puteți accesa până la 2 milioane de euro. Accedendo fino a una cifra di circa 2 miliardi di euro. Milioni. 2 milioane. Milioni. 2 milioane de euro cu maxim 90% finanțare. Con un massimo di 90% di finanziamento. Cu o firmă nouă înființată mâine. Un'azienda che possa nascere già domani. Pe partea de seră, un hectar, ca exemplu, costă undeva în jur de 1 milion de euro. Costa circa 1 milion di euro. Hectarul. L'ettaro. Un ettaro. Per la serra. Da. Din care 90% îi puteți primi nerambursabili. Di cui 90% possono essere rimborsabili.
iar profitabilitatea unui hectar de sere anual de peste 120.000 de euro. Mentre il profitto di un ettaro è oltre 120 milioni di euro. Mila. Aggiungo somme. Astfel vă puteți amortiza investiția în sub 2 ani de zile. Così potete riavere l'investimento nell'arco di pochi anni. Pe un astfel de program avem investitori din 12 țări. Abbiamo, nel nostro programma abbiamo investitori da oltre 12 paesi. Inclusiv din Japonia, China, SUA. Inclusi il Giappone, la Cina e gli Stati Uniti. Încă nu avem din Italia. Non ancora italiani. Un alt program se referă la investiții pe partea de pomicultură. Un altro programma si riferisce a investimenti di albero da frutta. Aici puteți primi finanțare până la 1.050.000 de euro. Qua potete ricevere finanziamenti fino a 150.000 euro. Cu până la 90% finanțare. E fino al 90% di finanziamento. În continuare pe un startup pe care le puteți înființa mâine. Di nuovo per un startup che potete al quale potete dar vita già domani. Acest program îl puteți accesa an de an timp de 4 ani. Questo programma può essere a questo programma si può avere accesso tutti gli anni per circa per 4 anni. Banii vă finanțează construcția, echipamentele și pomii. I soldi possono essere investiti per il finanziamento stesso, per l'equipaggiamento e per gli alberi stessi. Un alt program se referă la partea de procesare, în cazul în care doriți să faceți o fabrică de lapte sau de procesare carne. Un altro programma si riferisce alla produzione, nel caso in cui vorreste investire in una fabbrica per la produzione del latte oppure per la lavorazione della carne. Aici puteți primi finanțare până la 2,5 milioane de euro. Qui potete ricevere fino a 2,5 milioni di euro di finanziamento. Cu 50% finanțare. Con 50% di finanziamento. În continuare puteți să mergeți pe un startup pe care l-ați înființat a doua zi. Di nuovo si tratta di uno startup che possa prendere vita già il giorno dopo. Ei vă finanțează tot ce înseamnă construcții, echipamente și softuri. Di nuovo, i finanziamenti si rivolgono sia al software, all'equipaggiamento e alla costruzione. Un alt program se referă la procesarea pomiculturii, să spunem, pe zona de fructe, spre exemplu, sucuri de fructe. Un altro programma si riferisce alla produzione dei succhi di frutta, sempre nell'ambito degli alberi da frutta. Puteți primi până la 1,5 milioane de euro cu 50% finanțare. Si possono ricevere fino a 1,5 milioni di euro con 50% di finanziamento. Pentru construcții, echipamente și software. Per costruzione, equipaggiamento e software. Inclusiv pe un startup. Incluso lo startup. Ok, și un alt program se referă la investiții în mediul rural, în afara domeniului agricol. Un altro investimento si riferisce all'ambito rurale, prevedendo lo sviluppo non agricolo. Puteți primi până la 200.000 de euro cu 90% finanțare. Si possono ricevere fino a 200.000 euro con 50% di finanziamento. Pentru aproape orice investiție non agricolă. Per un qualsiasi investimento che non sia agricolo. Cam orice înseamnă producție sau servicii se poate finanța prin acest program. Ovvero tutto ciò che può essere servizio o prodotto può essere finanziato attraverso questo programma. Finanțarea permis pentru echipamente, utilaje, software și clădiri. Ovviamente per la costruzione, l'equipaggiamento, lo software e la costruzione stessa. Despre proiectele de start nu o să vă mai vorbesc pentru că domnul director Vasilescu va povesti deja despre ele. Non parlerò degli aiuti statali perché se ne è già parlato prima attraverso il signor Vasilescu. Doar pe scurt vreau să vă spun că în România, dacă veniți și vă gândiți la o investiție, se va găsi cu siguranță un fond european sau un ajutor de stat pe care îl veți putea accesa cu un minim de 40-50% finanțare nerambursabilă.
Brevemente vi dirò che se avete il desiderio di venire in Romania a investire, si troveranno i finanziamenti o a livello statale o a livello europeo per un rimborso di circa 40-50%. Prima di procedere alla chiusura vorrei fare un saluto particolare a Flavio Giovagnoli, che è un nostro membro della Camera, e lo inviterei a darci un veloce saluto. Rappresenta un'azienda italiana oramai connaturata sul territorio rumeno, dedita e impegnata nell'attività di cui hanno parlato adesso. Grazie. Buongiorno. È una sorpresa che gli amici mi hanno voluto fare ed è molto gradita. Sì, io ho già una grande esperienza sulla realtà romena e dove ho 3 aziende che si occupano prevalentemente proprio dell'argomento ultimo trattato, che è quello dell'agricoltura. Ma nel tempo sono state apportate anche così delle evoluzioni e ho trovato molto interessante la presentazione della località di Brasa, perché proprio in questo periodo ho avuto incarico di porre in esecuzione uno stabilimento per la produzione di gas medicale proprio nella zona sud della Romania, e sono alla ricerca spasmodica di parchi industriali dove è facile poter non solo impiantare lo stabilimento, ma il trasporto sia a livello nazionale che a livello europeo. L'azienda che mi ha dato questo incarico è la terza in Italia, non perché ce ne sono altre dopo o prima, perché sono soltanto 3 in Italia che producono questi gas medicali. Quindi c'è grande interesse a questo progetto, come anche nell'ultimo illustrato proprio sull'agroalimentare, sull'agricoltura e sulla trasformazione lattiero-casearia. Tanto è vero che stiamo mettendo in piedi una rete di imprese dove ci sarà un grande sviluppo, proprio da portare in Romania queste aziende per poter fare la trasformazione sia del latte che della carne che della frutta.